gli amici della fondazione Eranos, purtroppo per le ragioni che tutti conosciamo, ahimè, bene, non ci è stato possibile proseguire lungo la strada delle nostre Eranos Young Lectures. Abbiamo però pensato di offrire al nostro pubblico dei brevi incontri online che possano, diciamo così, assicurare continuità al discorso che abbiamo avviato nel corso del mese di febbraio con la prima conferenza del nostro ciclo, cui ospite era Giampiero Quaglino. I nostri amici si ricorderanno, avevamo deciso di lavorare quest'anno sul tema della speranza, mettendola in relazione con quella che abbiamo chiamato la crisi del futuro, e interrogandoci sull'individuo, sulla comunità, sull'ambiente, di fronte a quello che possiamo ben chiamare il disincanto del progresso. Questo era il tema che abbiamo voluto lanciare per quest'anno. Poi ci siamo trovati improvvisamente confrontati alla crisi pandemica, abbiamo dovuto sospendere le nostre attività e per così dire siamo stati bruscamente scaraventati, potremmo dire, dinanzi alla controfigura della nostra fragilità. Dopo aver pensato di dominare in tutto e per tutto il mondo circostante, la nostra vulnerabilità è emersa in modo drammatico. La domanda che possiamo farci alla luce di questa emergenza, ma anche in perfetta sintonia con la questione che abbiamo voluto porre come tema delle conferenze di quest'anno, è se disponiamo o meno delle risorse per assumere la vulnerabilità della condizione umana, per assumerla in modo tale da poterne fare qualcosa, oppure se siamo talmente diseducati a questo compito che in questa situazione riusciamo ancora solo a sentirci feriti e più poveri. Quindi io credo che torni potente la domanda su che cosa sia la vera ricchezza e anche in questo caso credo che la crisi da virus, oltre ad averci spinto ad adottare comportamenti impensabili in regime di normalità, occorrerà riflettere bene sulla lezione. C'è una lezione che possiamo apprendere, c'è una lezione che non dobbiamo assolutamente trascurare. Ecco, io credo che tenere sempre ben presente la nostra finitudine, come siamo costretti a farlo in questa condizione, è un modo per imparare a non ingannarci troppo sul senso delle nostre azioni, in modo da non smettere di interrogare la legittimità dei valori che le orientano. E forse anche per provare, questa forse è la lezione, a veicolare con i nostri comportamenti un altro ordine del mondo, se questo è mai possibile, rispetto ai disegni di onnipotenza che, lo abbiamo visto, sono stati in fondo noncuranti della distruzione che provocano sia a livello ambientale che a livello sociale. Questo è un po', diciamo così, lo sfondo sul quale vorremmo avviare la chiacchierata di questa mattina. E ora passerei la parola a Riccardo Bernardini per presentarci il nostro ospite. Do il benvenuto con enorme piacere al professor Romano Madera, uno studioso noto a tutti, analisti di diverse generazioni, si sono formati sulle sue opere e siamo anche lieti di
avere collaborato già in più occasioni con lui, sia per eventi culturali, sia per pubblicazioni scientifiche. Romano Madera è filosofo, specializzato in sociologia, ed è stato ordinario dal 2001 di filosofia morale e pratiche filosofiche all'Università di Milano Bicocca. È membro dell'AIPA, l'Associazione Italiana di Psicologia Analitica, e dell'LAI, il Laboratorio Analitico delle Immagini, un'associazione di Scent Play Therapy. Ha inoltre fondato i seminari aperti di pratiche filosofiche a Venezia, Milano e altre città, la Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico, SABOF, e la Scuola di Pratiche Filosofiche Filo di Milano. Tra i suoi numerosi scritti, ricordo i più noti, partendo da Identità e Feticismo del 77, Dio e il Mondo dell'89, L'Alchimia Ribelle per non rassegnarsi al dominio delle cose del 97, Carl Gustav Jung, Biografia e Teoria del 98, L'Animale Visionario del 99 e La Filosofia come Stile di Vita, Introduzione alle Pratiche Filosofiche, tradotto anche in inglese con Luigi Verotarca. I lavori più recenti sono Il Nudo Piacere di Vivere, La Filosofia come Terapia dell'Esistenza, nel 2006, La Carta del Senso, Psicologia del Profondo e Vita Filosofica, nel 2012, Carl Gustav Jung, L'Opera a Rosso, nel 2016, e il suo lavoro davvero più recente, Sconfitta e Utopia, Identità e Feticismo attraverso Marx e Nietzsche. Siamo lieti quindi che abbia accettato di accogliere il nostro invito a contribuire a questa iniziativa nell'ambito del ciclo dell'Eranos Young Lectures sul tema Speranza e crisi del futuro, individuo, comunità e ambiente di fronte al disincanto del progresso. Il suo intervento di oggi, che rappresenta un'anticipazione della conferenza vera e propria che speriamo di riproporre nell'autunno, è intitolato Rinnovare lo spirito dell'utopia ripensando il dono della tradizione. Grazie Romano e siamo particolarmente felici di ascoltarti. Bene, allora per avviare questa chiacchierata con Romano Madera, vorrei porre qualche questione. Intanto chiedere a Romano se è possibile imparare da questa catastrofe, che cosa dovrebbe insegnarci e se dobbiamo vedere solo la pandemia o se dobbiamo collocare questa emergenza all'interno di una crisi di lunga durata che ci appartiene ben oltre il tempo, diciamo così, dell'emergenza. Quindi è possibile fare una riflessione che vada al di là dell'emergenza, se siamo arrivati a questo punto e ci sono delle ragioni per cui ci siamo arrivati e qual è appunto la lezione da non perdere. Buongiorno a tutti, ma grazie soprattutto agli amici Fabio Bernini e Riccardo Bernardini, grazie a Eranos. Io sono ovviamente onorato di parlare, anche se adesso non posso parlare de visu a voi, ma insomma di parlare dal punto di vista di una immaginaria localizzazione a Eranos e Ascona. Dirò dopo il perché, non è soltanto una questione così di gentilezza accademica, no? Perché Eranos appunto ha qualcosa a che fare, tantissimo a che fare con le possibilità di pensare questa situazione. Comunque, cominciamo da qua, direi proprio di sì, no? Purtroppo anche. Si potrebbe persino osare dire che le culture, le società e ormai l'umanità nel suo complesso imparano soprattutto dalle catastrofi. Questo è veramente tragico, però va detto. Per esempio, facciamo un solo caso, ma è un caso talmente gigantesco, e cioè, come si sa, durante
lungo il Novecento c'era stato il tentativo di costruire organismi internazionali, eccetera, e di arrivare a una dichiarazione dei diritti dell'uomo. Bene, guardiamo qual è la data della dichiarazione dei diritti dell'uomo, 1948. Allora, forse questo ci dirà qualcosa subito, cioè c'erano state due guerre mondiali. E c'è da dubitare che senza queste due guerre mondiali si sarebbe arrivati a una dichiarazione che, attenzione bene, metteva insieme tutti, no? Metteva insieme l'Occidente, metteva insieme il mondo allora dell'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Questo purtroppo credo sia stato possibile solo dopo aver visto che il nazionalismo, il razzismo, eccetera, eccetera, avevano prodotto, comunque erano state parte di questo drammaticissimo sconvolgimento. Bisogna pensare alla generazione, no, per me naturalmente, la generazione dei miei genitori, per gran parte di voi, alla generazione dei vostri nonni, che in una vita, nell'arco di 20 anni, avevano passato due guerre mondiali, e cioè avevano passato 8-9 anni della loro vita presi o direttamente dalla guerra oppure dalle conseguenze della guerra. Quindi purtroppo che cosa succede? Succede che noi, ma questo è giusto, è anche normale, noi viviamo per abitudini consolidate, se non ci fosse questo non potremmo organizzare la nostra vita, noi abbiamo bisogno mentalmente, psicologicamente, di avere in mente che domani faremo quello che abbiamo fatto oggi o cose diverse, ma dentro, no, una continuità del tempo. Abbiamo bisogno di pensare, per esempio, che domani saremo vivi e salvi, cosa che non è affatto detta, e sani, no? Eccetera. Questo naturalmente non vale solo per i singoli individui, anzi, è possibile i singoli individui perché questo è un fatto di un gruppo sociale, di una comunità, di una società, eccetera. E a un certo punto succede, ma questo succede grosso modo sempre, no? O per ragioni, virgolette, naturali, perché non sono mai solo naturali, esiste un gruppo umano che le deve fronteggiare, oppure per altre condizioni. Anche questo è un caso in cui un fatto naturale, però naturalmente, ha a che fare con il modo sociale di rispondere, no? E lo vediamo, per esempio, questa volta la sfortuna vuole che non abbiamo immediatamente un vaccino contro il virus, no? Il virus è stato chiamato questo cigno nero, cioè un evento imprevedibile, ma insomma, sì e no, no? Perché di questi cigni neri, che poi scatenano una infinità di cose, va detto che ne passano con una certa frequenza, no? Sia quelli, per esempio, virali, vi ricordate, con meno forza, ma insomma anche se erano più pericolosi, la SARS, l'Ebola, recentemente, no? E quindi, oppure nella storia ben di più, no? La famosa spagnola che fece più morti della prima guerra mondiale. Insomma, qualcosa di imprevisto, ma l'imprevisto può essere, come era stato, certo, meno grave di così, ma adesso entreremo nella fase della crisi economica, ci siamo già entrati, sono 26 milioni di disoccupati negli Stati Uniti, nuovi, tanto per dire solo una cifra che dà l'idea, negli Stati Uniti, no? Cioè nel centro, fino adesso, del nostro mondo, nel mondo almeno del mondo occidentale, ma in realtà di tutto il mondo, l'egemonia, no? E questo ci dice che però nel 2008, come vi ricorderete purtroppo, nacque dalla crisi dei subprime, dal fallimento della Lehman Brothers, ma queste sono occasioni, no, che agiscono su un impianto e ne rivelano la debolezza, l'inconsistenza, i contrasti. Non è che possiamo fare qualcosa che sia sempre, no, immune da tutto ciò, però appunto dobbiamo in qualche modo sapere. E questo mette alla prova l'efficacia delle istituzioni,
nel, per esempio adesso, nel difenderci dalla diffusione epidemica a largo raggio. E questo naturalmente poi cambia da paese a paese, mette in discussione la fiducia nel nostro sapere, nei nostri mezzi di cura. E mette anche in discussione, che questa volta l'ha messa in discussione, la sta mettendo in discussione pesantemente, il nostro stesso modo di vivere, le prospettive di un futuro che immaginavamo, sì, in crisi, ma insomma non troppo diverso dall'oggi. Adesso ci sono molte cose che sono diventate problematiche. Quindi, poi per noi singolarmente, ma perché accade socialmente, sono le strutture del quotidiano, no? In questo caso, cioè uscire, andare a lavorare, fare la spesa, parlare con gli amici, salutarsi, no? Questa contraddizione, tra l'altro, è fortissima, per cui c'è grande voglia di solidarietà, però non possiamo neanche stringersi la mano. No? E questi sussultano queste strutture, come se fosse un terremoto. No? E allora, poi, il trauma che ci viene addosso, perché non sono soltanto le migliaia di vite perdute, questo basterebbe, ma neanche la possibilità in molti paesi di accompagnare i morti, di non consolare i parenti e gli amici. Quindi, insomma, una volta passato questo, mettiamo di essere, speriamo di essere il più possibile di noi vivi, e però si annunciano nuove scosse, quello di cui parlavo prima, sulle aspettative del lavoro, del reddito, di una decorosa condizione di vita. No, per esempio, tanto per parlare dell'Italia, gli ultimi dati, certo incerti, eccetera, eccetera, danno 10 milioni di nuovi poveri. Capite che cosa vuol dire, insomma. No? E poi, naturalmente, fortunatamente, non siamo così, molti di noi, tanti di noi, gran parte di noi, non è soltanto legata al nostro privato. No? E allora comunque sapere dello sconquasso che subiscono e subiranno popolazioni, aree del pianeta che già vivevano in condizioni di sopravvivenza appunto degradante e con condizioni di lavoro pessime. Ecco, però questo quindi dobbiamo in qualche modo imparare, che ogni volta la crisi, come sempre si dice, è tragicamente così, però è un'occasione, no, per riformulare il nostro modello di vita, per farci nuove domande e per cercare nuove vie d'uscita. Insomma, è qualcosa che mette al lavoro, mette in attività il nostro essere propriamente umani, cioè una sorta di animale che non si accontenta, anche con i problemi che questo comporta naturalmente, che non sta nel mondo dato, noi non stiamo in una natura data, noi anzi l'abbiamo talmente trasformata che viviamo della natura data perché ne abbiamo costruita un'altra che funziona quasi come un'altra natura, no? Che è la costruzione della cultura, della società, dei modi di vivere. Io dico questo dicendo sempre che l'umano è un animale visionario. Ecco, queste le grandi crisi sono i momenti in cui bisogna tirar fuori e mettere a confronto e naturalmente far passare attraverso il crogiolo della critica, però le possibilità per il futuro, che potrebbero anche, naturalmente pagate sempre ai noi, a caro prezzo, ma potrebbero anche almeno correggere qualche stortura, diciamo. Io ti ringrazio per questa prima parte molto stimolante del tuo intervento e volevo adesso tornare un po' al titolo della relazione che tu avevi previsto nell'ambito delle nostre Eranos Conferences. Rinnovare lo spirito dell'utopia ripensando il dono della tradizione. Ecco, in questa, diciamo così, elaborazione della lezione che dovremmo fare già ora o a crisi terminata, nella misura del possibile,
qual è il ruolo dell'utopia, perché ripensare l'utopia sulla base di una reinterpretazione delle nostre tradizioni, e poi se è vero che la politica di fronte a questi sconquassi non sempre riesce a reagire nel modo migliore, lo vediamo a livello europeo per esempio, ecco, qual è il rapporto tra crisi della politica e quali sono le risorse della cultura? Cosa dobbiamo aspettarci dalla cultura? Allora, grazie di queste domande, ma di nuovo adesso è l'occasione per incominciare a parlare del fatto così semplicissimo che stiamo parlando, virgolette, da Erasmus. Perché? Beh, intanto bisogna dire che siete stati profetici dal punto di vista, ai noi anche, dal punto di vista della centralità dell'argomento, perché se c'è un momento in cui è necessario, non è più così una possibilità, ma è necessario concentrarsi sulla questione della speranza. Perché senza sperare qualcosa, senza appunto immaginare progetti, eccetera, eccetera, come si esce da questa catastrofe globale? Ecco, allora, ripartendo da Eranos, intanto Eranos, per introdurre la questione dell'utopia, per la sua storia, ma anche per la potenza simbolica che ha, già Eranos può diventare in se stesso una fonte di ispirazione, tanto per mettere in relazione feconda utopia e tradizione. A proposito, ho pensato a questa dedica che Jung fa per il 25° anniversario delle conferenze di Eranos, dedica che io non conoscevo, che ho trovato su quella bellissima numero di Spring che aveva curato Riccardo Bernardini, e che appunto per questo anniversario dice: possa la luce dello spirito di Eranos, che ha brillato per così tanti anni in questo tempo di oscurità, avere ancora il dono di una lunga vita per giocare il suo ruolo come faro di un'Unione Europea. 25 anni sono, è il 1957. 57 meno 25 fa l'anno di fondazione di Eranos. L'anno di fondazione di Eranos è il 33, e basta dire il nome. Basta dire il nome perché, sì, da una parte è la presa del potere dei nazisti e quindi una gran parte, non la sola ovviamente, delle ragioni poi della guerra mondiale, ma l'altra cosa è che il 33, e non a caso poi i nazisti vincono in Germania in quel momento, perché insomma non c'era stata una risposta, almeno per la Germania, ma insomma per tutta la zona che aveva perso la guerra, e che quindi poi quando arriva la grande depressione del 29 salta per aria, no? E quindi, no, il 33, frutto della grande depressione e poi annuncio col nazismo in poi. Bene, Eranos è stata fondata in quel periodo. E che cosa dice anche però questa citazione di Jung a proposito dell'Europa? A proposito, quindi, l'Europa, che l'Europa in se stessa è un simbolo, no? E lo si vede quanto è difficile metterla insieme, perché anche la sua ricchezza, naturalmente, quali sono le diverse tradizioni, le mentalità, le storie, eccetera. Però qui c'è molto di più a proposito di utopia, perché Eranos, e qui bisogna rifarsi appunto alla fondatrice, che è stata di nuovo studiata molto bene da Riccardo Bernardini, Olga Freube-Kappen, perché la fondatrice aveva in mente questa idea di avvicinare le grandi tradizioni sapienziali dell'Oriente e dell'Occidente. Mi direte, vabbè, ma dai, ma
adesso questa cosa è stata strafatta, ormai ci sono tutti i supermercati, sì sì, un momento però, perché questa direzione è una direzione più profonda e molto problematica, ma interessantissima per l'oggi, e questa è una parte della nuova utopia, credo, e che sarà naturalmente come le utopie. Io non credo alle utopie che si raggiungono, le utopie sono come la stella polare, sulla stella polare non ci si va, perché chi ci andasse sarebbe immediatamente bruciato, posto fosse possibile, no? L'utopia non è qualcosa che va realizzata in quel modo, l'utopia è qualcosa, è in un luogo che noi possiamo immaginare, sognare per avere una direzione. La stella polare, lo dico sempre perché, beh, perché fino a che non siamo riusciti con la tecnica a orientarci, la stella polare è stata per migliaia di anni la nostra direzione nel momento dell'oscurità, no? Sapere com'è direzione, avere un senso. Allora, ritornando qua, perché Oriente e Occidente non sono stati mai tanto attuali anche dal punto di vista economico-politico e quindi del nostro futuro, perché noi abbiamo oggi il grande problema che la crisi ovviamente accentuerà, delle due potenze, una è la potenza egemone dell'economia capitalistica mondiale e l'altra è la potenza sfidante che è la Cina, no? E adesso al di là, che sono importantissimi, i contrasti economico-politici eccetera eccetera, che certamente avranno la parte del leone, però per quello che ci riguarda anche, è anche uno dei temi decisivi, perché è in questione l'egemonia culturale di quattro secoli dell'Occidente sull'Oriente, che a noi può anche, virgolette, far piacere, ma naturalmente poi alla fine questo piacere è un piacere che si tramuta in un grande dispiacere, perché un mondo unito che è così fratturato anche sotterraneamente forse non è gran cosa, anzi è uno degli elementi che contribuiscono, che possono contribuire a una soluzione, o meglio, a un lavoro sulle fondamenta di questa possibilità di convivenza che, se non riesce, minaccia di essere un ulteriore, se non in profondo, uno dei più potenti fattori di crisi e di destabilizzazione. Una sola battuta che mi raccontò una volta una persona che era andata in Cina e si lamentava del fatto che i cinesi, alcuni cinesi che conosceva lui, non sapevano parlare bene l'inglese. E una di queste persone gli disse: ma scusi, ma voi perché non sapete il cinese? Questa è una battuta, una sciocchezzuola, però capite che dice tantissime cose a proposito del come si sentono, no? Questi contrasti, queste contraddizioni. Allora, ero partito da Eranos, perché Eranos è un grande esempio di come si può mettere insieme questa utopia e la necessità di scavare nelle tradizioni. Dall'altra parte, noi quando dobbiamo immaginare il futuro, certo non possiamo immaginarlo come il passato, ma qual è il nostro bagaglio? Perché noi non siamo venuti al mondo da soli, non siamo venuti al mondo, siamo venuti al mondo con una storia, con una tradizione, e è nella tradizione che è depositato l'enorme tesoro dal quale si possono, naturalmente modificandoli, adattandoli per i tempi. Questo sì, questo lo diceva Jung tra gli altri, ma non esiste continuità se non, a parte che è un'ovvietà, non esiste continuità se non nel rinnovamento. E dunque questa questione della tradizione significa anche non soltanto il grande passato, eccetera, eccetera, ma significa capire a fondo chi siamo. Chi siamo? Perché se noi ci pensiamo, noi siamo qualcosa anche individualmente, perché abbiamo una storia familiare, una storia locale, una storia che ha a che fare con il modo con cui è fatta la nostra società,
con cui sono stati trasmessi le conoscenze, i valori, eccetera, eccetera. Cioè, se noi ci pensiamo, noi siamo fatti della tradizione. È esattamente il punto che ci fa passare, dopo magari parleremo anche un altro po', dalla nostra singolarità a invece l'idea che noi in noi stessi, non perché siamo bravi, altruisti, eccetera, ma semplicemente perché in noi stessi noi siamo costituiti dalla comunicazione, dal rapporto, dall'educazione. E questo ha a che fare con il fatto che ancora in noi c'è questa storia, c'è questa tradizione. E dove pescare se non in questo? Allora, il tema è il tema del immaginare il futuro, però facendo leva, facendo forza, trovando forza, trovando la ricchezza nel nostro passato. E dobbiamo pensare anche a questo, soprattutto perché se ci sta davanti una crisi di queste proporzioni, abbiamo già detto della parte che ha l'aspetto culturale di fondo, no? Rispetto anche a questa crisi politica, di scontro politica economica, di scontro tra le due grandi potenze egemoni, e naturalmente poi il modo per dover rifare gran parte del nostro sistema produttivo, delle scelte, naturalmente delle scelte che hanno a che fare con la protezione nei confronti dei cigni neri, no? Perché possiamo anche dire che rispetto alle nostre possibilità tecniche, scientifiche, di ricchezza, eccetera, eccetera, beh, la risposta alla pandemia non è stata granché. Non è stata veramente granché, salvo poche eccezioni che va riconosciute. Per adesso, probabilmente, una delle eccezioni pare la Germania, no? E qualche altra nazione, ma insomma... per non parlare dell'Italia, insomma, un vero semidisastro, pure, no? Nonostante i tentativi, eccetera, ma però anche altre nazioni, gli Stati Uniti, per esempio, insomma, è evidente che, ma in genere l'umanità, rispetto alle nostre capacità, pensate solo, questo è stato denunciato da tantissime persone, ovvietà, no? Bene, abbiamo pensato che il sistema sanitario potesse essere ridotto, eccetera, eccetera. Beh, purtroppo la scelta, il calcolo è stato sbagliato. Anche qua, senza farne nessun processo a nessuno, però bisogna rendersi conto quando uno sbaglia di fronte a avvenimenti che peraltro sono prevedibili, non nella loro determinata contingenza. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i virologi, sanno che può essere più grande, meno grande, eccetera, ma c'è una periodicità. Esistono addirittura delle linee, no? Per cui bisognerebbe fare ogni 3 anni la verifica dei sistemi sanitari rispetto a delle epidemie possibili. L'avete mai vista? In Italia era 9 anni che non la faceva. Però voglio dire, questo capite anche che è demagogico, però insomma, ogni tanto anche un po' di demagogia, nel senso di cose semplici che toccano, però ci sono. Sono state mai fermate le esercitazioni militari? No, sono in corso ancora adesso. In Piemonte alcune delle fabbriche che funzionano sono quelle che funzionano per l'F-35. Allora, mettiamoci bene in testa che però forse qua la tradizione, per esempio, serve tantissimo, no? Il mio amato Epicuro diceva, prima cosa, i bisogni naturali e necessari. Possiamo discutere tutta la vita su cosa siano naturali, però possiamo anche sostituire. Beh, naturali saranno quelli che servono nel fondamento, che fanno proprio le fondamenta del vivere comune. E allora, se non si lavora, se non c'è la sanità, se non c'è la casa e se non c'è l'educazione, non c'è società. Sono 4 principi fondamentali, bisogni naturali e necessari. Lavoro, casa, salute, scuole. È così semplice? E questo è un grande programma politico. E dobbiamo andare a
a ritrovarlo nella sua semplicità, no? Uno che è cosiddetto, che non è vero naturalmente, perché era un filosofo casomai utopico e non politico, perché pensava, e certe volte però purtroppo secondo me anche questo è d'attualità, che quando però la politica è irriformabile contingentemente, non è detto che sia irriformabile sempre, e allora bisogna lavorare alle premesse del politico nel senso della convivenza. E lavorare alle premesse, per esempio, per Epicuro era costruire la scuola filosofica, per dire un'utopia dove le donne partecipavano esattamente come gli uomini. Il primo esperimento di scuola filosofica, sì certo, per eccezione c'erano anche quelle platoniche, ma dove invece era normale e dove c'erano gli schiavi. Questo era un piccolo esperimento, e voi pensate, però un piccolo esperimento, sì, 2300 anni fa, bene, però questo piccolo esperimento oggi è una realtà ovvia. Ecco, in questo senso io credo che bisogna lavorare a una metapolitica, cioè non alla politica politicato, almeno alcuni che possono pensare, sperimentare, eccetera. E questa metapolitica ha a che fare anche con la sperimentazione di forme di comunicazione, di educazione, di formazione, ovviamente in senso lato di cultura, e anche, naturalmente, di convivenza, di cooperazione, di condivisione. E non è che non esistono. Ne esiste una quantità sterminata. Sono tutte piccole esperienze. Anche qui, erano sta a Moscia. Moscia è vicino a un altro esperimento che da certi punti di vista, se uno lo colloca nel suo tempo, dice era pazzesco, perché c'erano cose assurde rispetto al mondo che c'era fuori, cioè il Monte Verità. Non è che il mondo è diventato il Monte Verità, però bisogna riconoscere che molte cose sono state incredibilmente anticipate da un microscopico esperimento. Allora io credo che la funzione dell'utopia sia anche la funzione di un'utopia concreta. Naturalmente ci sono anche cose molto minime, molto pratiche, che anche in questi giorni vengono fatte e che hanno però una base, che è una base di anni. Per esempio la cooperazione volontaria. La cooperazione volontaria è quella che oggi, per esempio, serve a tamponare i problemi di base, per esempio mangiare. Sotto casa mia, e l'avrete in tanti posti, se ci sono italiani che sentono, credo che lo vedano, in Svizzera spero che sia meglio, dove ci sono dei posti dove dicono chi non ha prenda, chi ha dia. Questa è una citazione non volontaria di un principio sensimoniano che poi diventò il principio da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni, che divenne anche marziano, eccetera, eccetera. E poi si può tradurre semplicemente l'aiuto reciproco come principio fondamentale. Allora, qui è solo il principio che tampona delle falle, però è interessante vedere come questo principio di cooperazione nella catastrofe, invece, accanto a tante altre cose, perché cresceranno anche, mi sarà tristissimo questo, invece le contraddizioni, eccetera, eccetera. No? Abbiamo visto negli Stati Uniti già qualche fila di gente che compra le armi, e non comprano le armi perché soltanto sono sciocchi o sono cattivi, comprano le armi perché hanno paura dei moti di gente o che non ha, o che è arrabbiato, o che ne vuole approfittare contro posizioni di distribuzione, di produzione, eccetera, eccetera. E dunque le contraddizioni salteranno fuori. Romano, noi veniamo da una storia recente dominata dall'innovazione, dove in un certo senso tutto viene subito messo all'incanto e tutto questo genera un'accelerazione del tempo che si è per alcune categorie
professionali sospeso, bloccato ora in ragione della pandemia, ma che ha questo effetto di incrementare sempre di più quelle logiche sulle quali appunto si fonda l'innovazione. Però in un contesto di questo tipo, che cosa vuol dire riscoprire le tradizioni? Riscoprire le tradizioni è sempre anche un atto inventivo, perché la tradizione è un po' come il mito in un certo senso, è sempre l'effetto di una elaborazione. Però se volessimo adesso scendere nel concreto, a tuo modo di vedere, anche proprio alla luce di quanto sta accadendo, quali sono gli aspetti della tradizione che potrebbero appunto aiutarci ad affrontare meglio la nostra vulnerabilità? La prima cosa, e questo credo che lo diciamo almeno un certo tipo di persone, lo dico con tutti, e mi sembra così evidente, evidente dalla crisi stessa, è che su che cosa era fondato il meccanismo, diciamo così, delle società premoderne e o precapitalistiche? Sulla tradizione, appunto. La tradizione cosa vuol dire? Qualcosa che fondamentalmente ha una sua struttura che va mantenuta. E questo dunque implica la ripetizione e l'imitazione. E questo naturalmente anche nei sistemi produttivi e nei sistemi di, diciamo così, protezione sociale. E poi come modello educativo il modello esemplare, cioè io mi devo conformare a un certo modello che la mia tradizione mi propone. Ma tutto questo mondo è basato su un principio molto semplice che ritroviamo in tutte le tradizioni. Nella filosofia greca, come nell'ebraismo, nel cristianesimo, nell'islam, nell'induismo, nel buddismo, insomma, sinceramente dappertutto. E qual è il punto? È il senso del limite. Questo lo diciamo tutti quelli, credo, insomma, che pensano minimamente un senso un po' critico, e questo è quello che abbiamo perduto, no? Perché l'innovazione necessariamente, avendo il modello accumulativo, per cui dobbiamo accumulare per accumulare nuovo denaro, che fa più denaro, che ha portato enormi, io non sono affatto un critico di tutto ciò, anzi da un certo punto di vista la modernità è stata una straordinaria utopia liberatoria, che però dovendo costantemente innovare, significa buttare via anche tutto quello che c'è precedentemente e spingere il limite sempre più in là. E dunque, certo, sperimentare, che è al bello, ma di nuovo spingere il limite sempre più in là. Lo sviluppo allora diventa infinito. La diversificazione, che è poi il meccanismo, semplificando per chiarire, insomma, il meccanismo della moda, no? È sempre la cosa nuova che si ripete sempre uguale, poi la cosa nuova che si ripete uguale, purché sia sufficientemente però diversificato, sempre nuovo il modello, ma diversificato. E questo naturalmente porta a che cosa? E questo porta a quello a cui ha portato, e cioè al fatto che tutto deve essere a disposizione, che non ci sono limiti anche nello sfruttamento della natura, che non ci sono limiti neppure nello sfruttamento reciproco di parti dell'umanità su altre parti dell'umanità, è questo, e che non ci sono neanche limiti nell'autosfruttamento di noi stessi. Questa poi è la cosa, no? Perché tutti guardiamo fuori, eccetera, ma guardiamo i ritmi ai quali noi lavoriamo, nonostante le grandi possibilità e, devo dire, insomma, possibilità di vita della modernità, no? Prendiamo la medicina, io e tanti altri non saremmo qua a parlare, no? Gran parte dell'umanità sarebbe bella e fritta se non ci fosse la medicina moderna. E questo va benissimo. Ma guardiamo anche però i nostri ritmi. I nostri ritmi hanno a che fare, sono incessanti, persino in questi giorni di stop. E chi può, paradossalmente, e chi può garantirseli? Tra almeno quelli che possono garantirsi, ci sono i privilegiati come me, come altri, eccetera, eccetera, che possono continuare a lavorare negli stessi ritmi.
Naturalmente poi ci sono anche i poveracci, ci sono quelli che fanno il delivery, la cosa, che sono costretti ai lavori più o meno manuali, necessari, eccetera, eccetera, no? Però questa è una e non è solo questo, è una sorta di sfruttamento psicologico di tutti. Per esempio, una delle questioni fondamentali è, e di nuovo, il bello e il brutto stanno insieme, no? È chiaro che, come si fa a dire, per esempio, la liberazione della donna è una roba fondamentale, no? Vogliamo rimetterci nelle condizioni tradizionali, per carità. Però nello stesso tempo non c'è mai stata epoca in cui anche qua senza limiti di ruolo, questo in realtà anche gli uomini. Cioè tu non puoi essere soltanto una brava lavoratrice, devi essere anche una brava amante, devi essere una donna in forma, devi essere capace però anche di educare i figli, devi essere. Secondo me non è un caso che la depressione femminile sia maggioritaria rispetto a quella maschile, cioè grande innovazione senza nessun limite e nello stesso tempo una molteplicità di ruoli da riscoprire, che questo, cioè, basta, non so, Musil per avere chiaro questa cosa qua, no? L'uomo appendino, dove tu puoi mettere tanti vestiti. E il problema è che se tu consideri te stesso un appendino e ci metti tanti vestiti di ruoli, tante performance da fare, beh, l'appendino non si stanca, ma noi ci stanchiamo. Allora, questa sorta di non limite in tutto, secondo appunto quella, mi ricordo una volta in aeroporto, ma poi in realtà è una roba che ha fatto il giro del mondo, questa reclame, no? Che nello stesso tempo il messaggio della liberazione della modernità e la sua condanna. L'unica nostra regola è non avere regole. Voi pensate alla follia di una cosa del genere. Applicatelo alle cose più semplici. Applichiamolo alle cose più semplici. L'alimentazione e non avere regole. Non avere regole porta diritti alla tomba. Questo è non avere regole. Non avere regole se uno fa un'impresa sportiva, idem come sopra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non avere regola nel lavoro, e non si può, perché alla fine si lavora più neanche. Allora, questo è il nostro mondo, no? Purtroppo il simbolo è concretizzato. Più concretizzato di così non si poteva. Abbiamo trasformato il pianeta intero nel simbolo del non avere regola. Beh, stiamo capendo che semplicemente una cosa elementare non si può. Questa idea è un'idea mortifera. Non si può. Dobbiamo invece avere delle regole. La tradizione ci insegna che senza le regole, senza il limite, non c'è vita umana. Il nostro problema è, bene, allora queste regole le possiamo in qualche modo cercare di concordare secondo la modalità della modernità. La modalità della modernità è che non tendenzialmente, almeno, di nuovo la dichiarazione dei diritti dell'uomo, eccetera, non possono essere imposte da qualcuno perché è di una razza, perché è di una religione, perché è di una classe, perché ha uno status sociale, perché ha una cultura diversa da quella di un altro. Però se noi cerchiamo di fare il mix tra la tradizione, il limite è inevitabile, e quindi la regola, e invece l'innovazione moderna, bene, possiamo fare questa cosa attraverso un processo ovviamente più difficile, più confuso certe volte, eccetera, eccetera, col quale bisogna avere più pazienza, di convinzione reciproca invece che di imposizione. Tutto ciò si può fare immediatamente? Io penso di no. Penso che la crisi sarà tremenda, e anche in politica e anche nelle culture tra un po' saranno molto più evidenti le contrasti, eccetera, eccetera. Però alcuni possono pensare di dedicare parte delle loro energie a appunto sperimentare delle piccole, minimali, nanomillimetriche, subatomiche utopie. Naturalmente per far questo non si può pensare solo a se stessi.
Cioè, non è che io faccio questa sperimentazione subatomica pensando che chissà che cosa me ne verrà. Non me ne verrà magari niente. E magari queste cose avranno una qualche valore, chi lo sa, non le vedrò. Ci saranno centinaia d'anni, chissà quanti, forse migliaia. Ebbene, questo qua è il fatto di, anche qua, non è buona volontà, è consapevolezza di quello che si è. Consapevolezza di quello che si è, noi affondiamo nella tradizione. Noi siamo l'umanità che è passata, ma pensiamolo anche dal punto di vista singolare, psichico. No, in psicanalisi spesso parliamo della famiglia, ma non è che siamo semplicemente fissati che nella famiglia si può poi anche uscire dalla famiglia. Sì, ma perché viene naturale, no? Io che cosa, da che cosa sono fatto? Qual è la mia storia? Insomma, la mia storia nasce da là. Posso girarla, prendere Freud, Jung, non ha nessuna importanza. Ma insomma, alla fine della fiera, quella è la mia storia. Cioè, io non sono soltanto me stesso. E qui non è che scopriamo anche qua, scopriamo l'acqua calda. Però l'acqua calda ogni tanto serve, no? Cioè, ci sono un sacco di scrittori, ne cito solo tre, di studiosi, no? Narcisismo non è un concetto, come spesso viene usato, soltanto lo è importante nella psicanalisi, eccetera. Ma insomma, il narcisismo, prendiamo la cultura del narcisismo, non è una roba, oppure l'individualismo possessivo di Macpherson. E questo è straordinario, no? Testo degli anni 60. L'individualismo possessivo, dove tutto quello è, me lo posso accumulare per conto mio senza far conto di nessun altro. Risman, la folla solitaria, cioè tutte queste robe qua, noi in realtà le sappiamo benissimo. Cioè, si tratta di prendere sul serio, almeno alcuni, e di sperimentarle un po'. Ecco, forse arriviamo all'ultimo step della nostra chiacchierata. Hai evocato il tema del narcisismo, la sensazione che le nostre società, o in modo particolare i meccanismi di creazione del profitto e quindi anche il mercato negli ultimi 40 anni ha pensato che potesse essere molto funzionale al suo funzionamento, appunto, l'idea di spaccare la società, di pensare agli individui come tanti atomi caricati però appunto con la molla del narcisismo. Oggi stiamo facendo un'altra esperienza del vivere in società. Ecco, il tema del senso è un tema che tu affronti da diversi anni. Un diverso senso del sé, cosa potrebbe voler dire? Ecco, esattamente questo di cui stavamo parlando, un diverso senso del sé, naturalmente, secondo me significa avere un senso del sé reale, non finto. Cioè, appunto, io non sono soltanto io, no? Se come un altro, scriveva Ricoeur, eccetera, ma sono appunto delle ovvietà, le condizioni del nostro parlare. Adesso noi stiamo parlando, allora, parlando, diceva Panikkar, grandioso naturalmente, ha un'enorme miniera, ecco, uno che ha lavorato sulla tradizione per l'innovazione e ha messo insieme con grande attenzione alle diversità le tradizioni occidentali, l'ebraismo, il cristianesimo e dall'altra parte la spiritualità indica, come diceva lui. Ecco, Panikkar diceva, a proposito della parola, no? Noi stiamo parlando, stanno parlando Fabio e Romano. Ma stanno parlando Fabio e Romano o innanzitutto Fabio e Romano e voi che ci ascoltate? Siamo parlati. Ma è evidente che siamo parlati, no? Panikkar dice, l'umano non è loquens, non è parlante. Prima di essere loquens è locutus, è parlato. Anche questa è una banalità profondissima, ma banalità.
noi abbiamo imparato una lingua, le lingue sono diverse, l'abbiamo imparata dentro una tradizione. Ogni lingua non ha senso senza una tradizione. Noi siamo parlati. Allora, già parlati, poi figurarsi se non siamo fatti, no? Sono i mezzi, stiamo parlando attraverso internet. E chi è che la tiene in piedi internet? Non certo Fabio Romano che sta parlando in questo momento, e neanche voi che ci ascolterete. Non è questo. Allora, tutto ci parla di questo senso del sé, ma il sé è in se stesso un intero. C'è una bellissima frase che Panikkar chiama di mantra dei Veda, dove si dice: tu togli alla pienezza una parte di pienezza e troverai la pienezza. Cioè, non c'è modo di arrivare, no? L'atomo ha la struttura dell'universo. È così semplice, così banale, no? Si tratta semplicemente, o in modo complesso dal punto di vista della prassi, di rendersi conto e di tradurre queste banalità in modo di vivere, che sono innanzitutto l'accettazione della realtà. E quindi il senso per me, prima di ogni discussione, senso, significato, eccetera, eccetera, sì, va bene, ma il senso è il senso dell'orientamento, esattamente come si dice nella lingua comune. È senso unico, vuol dire che si può andare solo in quella direzione là. E quello che sostengo io è che il senso c'è sempre, perché se io parlo del caos, e in questo periodo tra l'altro non ne abbiamo parlato, ma secondo me la figura mitica, fondamentale, ma reale, è il caos. Noi stiamo nel caos, ma stiamo andando sempre di più nel caos. Non è che è meglio sempre l'ordine, perché dal caos certe volte appunto nasce il meglio, eccetera. Ma è chiaro, per esempio, che dall'ordine, che non era affatto bello, però c'era un ordine, no? Dopo la guerra cosa c'era? C'era l'ordine tra la potenza egemone da una parte, gli Stati Uniti, e l'avversario un po' ammaccato, ma che faceva l'avversario, la Russia, con il problema che potevamo andare arrosto in 2 minuti se si faceva la guerra, no? Questo era l'incubo di quando ero ragazzino io. Dopo questo è finito, si pensava a un nuovo ordine, questo nuovo ordine non c'è, anche perché gli Stati Uniti stanno entrando in una grande crisi di egemonia, e egemonia vuol dire riuscire a guidare gli altri, ma facendo anche gli interessi degli altri. È quello che gli Stati Uniti non stanno più in nessun modo facendo, anzi sembra che siano presi gli Stati Uniti. L'amministrazione di adesso si è presa da, secondo me, una forza autodistruttiva, per cui continuano a picconare la loro possibilità di guidare, no? Perché se picconi l'alleanza con l'Europa, se continui a litigare con tutti, beh, alla fine ti troverai da solo e non sarà una bella cosa. Comunque, né per loro né per gli altri. Ma quello era un'ora, oggi siamo in una situazione di caos, il caos intersistemico, sistema degli stati, sistema delle aziende, sistema del rapporto tra la finanza e l'industria, parti geopolitiche contrastanti, contraddizione culturale, come dicevo. Quindi il nuovo senso del sé, io credo che debba in qualche modo cercare di andare a fondo a se stesso e trovare quel senso dell'intero che qua è sempre nella tradizione, però bisogna farlo il senso dell'intero oggi, incarnato nell'oggi. E da questo punto di vista veramente la fuoriuscita da quella idea invece che poi comunque si è verificata fallace, come per esempio nella crisi di oggi. Questo può essere nella tragedia un piccolo bene. Per esempio quella idea che era venuta alla signora Thatcher di dire la società non esiste, esistono i singoli individui, che tra l'altro era una vecchia romanza già molto criticata nella storia del pensiero, che naturalmente non aveva niente a che fare con la storia del pensiero, ma aveva a che fare con la storia dell'attacco poi sostanzialmente alle strutture sociali più allargate, diciamo così, servizi sociali, eccetera, eccetera. Beh, quella frase lì oggi si rivela una frase infelice, no? Perché oggi chi è che potrebbe dire: no, gli individui sono tutti,
ma per carità, casomai si tratterà di trovare delle relazioni migliori tra gli individui, ma in un senso obbligatorio della società e della terra. Io credo che questo punto sia un punto veramente decisivo, e questo però mette in campo, per questo ritorno all'utopia e a una speranza di lunga lena, di lungo periodo, di lunga durata. Allora, la speranza di lunga durata è invece di costruire una via d'uscita da questo individualismo possessivo che non porta da nessuna parte, a questo narcisismo che poi alla fine è un tentativo di difendersi da ciò che non si riesce a padroneggiare, e quindi a un senso del sé che sia anche un senso dell'intero. Allora si dice, ma allora questo è vecchio come il mondo, non c'è niente di nuovo. No, qualcosa di nuovo c'è. E qualcosa di nuovo c'è proprio nel principio moderno, però moderno si fa per dire, perché esce io cito sempre la lettera di Paolo ai Galati nel modo più forte, dove c'è formulato un grande principio di universalismo: non c'è più né uomo né donna, né barbaro né greco, né giudeo né le genti, eccetera, eccetera, e che però era anche presente, per esempio, nello stoicismo, in modo più forte nell'epicureismo, per parlare dell'Occidente. Poi, per esempio, in Oriente ci sono le scritte che vengono dal regno di Asoka, eccetera, eccetera, dove anche lì si parla di una sorta di universalismo. Ecco, la cosa importante del moderno mi pare che è riuscito a dire, e questa invece è una grande forza dell'innovazione che diventerà e che diventa una tradizione, e lo dice proprio nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 48, il ritornello è secondo me una delle cose più belle della modernità, e quel ritornello forse è l'unica cosa che ci può, se allargata, salvare anche la coscienza di fronte alla storia, perché dice ognuno nella sua singolarità, indipendentemente dal ruolo sociale, dalla religione, dalla lingua, dalla cultura, eccetera, eccetera. Ognuno è titolare di quei valori. Grande risultato che ha avuto migliaia di anni di storia precedente, però è questo senso dell'intero, il senso dell'intero del tutto tradizionale, il senso dell'intero del tutto innovativo, che è quello del sì però ciascuno nella sua individualità, ciascuno nella sua singolarità. E questo naturalmente apre a tutto un altro discorso, e cioè che anche al di là, o persino al di là delle utopie concrete che noi possiamo sperimentare, abbiamo una piccolissima, microscopica utopia dalla quale possiamo partire. E siamo noi stessi. Bene, io ringrazio davvero Romano per questa bella chiacchierata che riassume i contenuti che avrebbe voluto portarci in fondazione, la sua conferenza era prevista per il 13 marzo, ma evidentemente non abbiamo potuto ascoltarti. Ti abbiamo ascoltato ora e io ti ringrazio davvero di cuore. Chiedo a Riccardo se hai qualche osservazione o qualche domanda da porre. Mi interesserebbe così molto rapidamente fare appello alla parte meno filosofica e più analitica di Romano. Quindi, per mio interesse personale, ma penso che possa essere un interesse anche diffuso della nostra comunità che ci sta guardando e ascoltando adesso, tu hai accennato all'inizio del tuo discorso alla messa in discussione dei mezzi di cura a cui stiamo assistendo in questo momento. Diciamo, come analisti, come professionisti anche delle terapie verbali, soprattutto stiamo assistendo a un'accelerazione impressionante, a un aggiornamento forzato delle terapie verbali,
è uno spostamento repentino, inaspettato, forse rispetto al quale eravamo anche abbastanza impreparati, almeno molti di noi, da quello che è il setting tradizionale della pratica analitica alla dimensione online. Mi raccontavi prima di questa registrazione che per te la formazione online non è una cosa nuova, la pratichi già da tempo, però sono convinto che l'impatto di questa pandemia sulla telemedicina, inclusa la psicoterapia online, sarà un qualcosa di molto più diffuso e duraturo. La mia impressione è che non si potrà tornare indietro così facilmente, quindi è probabile che ci sarà qualcuno che si abituerà, magari in maniera anche inaspettata, a questo tipo nuovo di contesto digitale. E quindi mi piacerebbe che tu ci aiutassi a capire che cosa ciò rappresenta in termini anche di ciò che tu hai definito come ripensare il dono della tradizione. Cioè, è possibile immaginare, come sosteneva anche Jung, no? Che la verità sia come un vino che necessita di botti sempre nuove. Che cosa significa riconoscersi in una tradizione in un momento storico in cui però la tecnologia ci impone un ripensamento così rapido, radicale e forse inesorabile? Sì, due cose però. Una prima molto generale. Molto generale, io credo che questa, come sempre probabilmente, comunque le grandi crisi, che so, per esempio la crisi della prima guerra mondiale portò, per esempio in psicanalisi, portò Freud a considerazioni notevoli sulla questione della guerra e della morte, tutta la considerazione del noi che ci sentiamo inconsciamente immortali e quindi questo avvicinamento. Ecco, credo che questa volta, come tante altre volte nelle crisi, penso e spero anche che ci sia una considerazione più attenta del tema del rapporto tra appunto l'individuo e la società, cioè che come non vedere oggi un riflesso dentro la stanza dell'analisi di quello che sta succedendo nel mondo. Credo che questo dovrebbe far pensare molti, e questo far pensare molti sia, e qua è paradossale, sia in termini di innovazione, proprio qua è un'innovazione di postura. Non è tanto un'innovazione tecnica, esterna. Quindi casomai è un'innovazione di tecnica, di quello che riusciamo a rielaborare in noi stessi come analisti, che tutto sommato ritorna alla tradizione, a una tradizione molto più lontana di quella della psicanalisi. In questo caso ritorna alla tradizione della filosofia, ritorna alla tradizione di quello che diceva in realtà, che diceva Platone, per esempio, in modo molto evidente nella Repubblica, no? Poi è discutibile il tema, cioè se la città, quindi la polis, quindi il nostro appartenere al mondo, sia veramente isomorfo, cioè sia della stessa forma dell'anima. Però certamente Platone diceva: guardate che per vedere l'anima di ciascuno, bisogna guardare in grande alla città. Ecco, io credo che questo riformulato sia un possibile nuovo, appunto, tradizione e innovazione. Poi una seconda cosa. È chiaro anche che tiro l'acqua al mio mulino, come tutti noi facciamo, è meglio dirselo, che così è chiaro. Cioè, l'idea per me dell'orientamento filosofico, che si dice orientamento di senso, quando è che quando l'analisi filosofica, propongo, biografica però agli individui, si regge sulla questione della ricerca di un senso, e qui si dirà, ma Jung, ma tanti altri, verissimo. E c'è anche un aspetto che viene anche dal, per esempio, dal portato junghiano, che però si è tradotto fondamentalmente nell'immaginazione attiva,
e che io penso invece debba essere riportato alla ricchezza della tradizione degli esercizi spirituali, filosofici, che sono laici, ma che possono anche, a secondo della provenienza dei singoli, parlare a diverse tradizioni religiose. Perché? Perché non soltanto la principalità, diciamo così, dell'insieme, no? Dell'intero, su quell'intero che sono i singoli. D'altra parte, per uno junghiano, per esempio, è abbastanza chiaro questo, l'individuazione, questa cosa qua, non è certo la singolarizzazione, no? Dall'altra parte, però, l'esigenza dell'esercizio. E anche qua Jung era abbastanza profetico, ma secondo me bisogna andare un po' più in là, ritornando indietro per ritornare più avanti. E cioè, su una dieta, su una disciplina di esercizi spirituali, che credo vadano al di là, spirituali qua vuol dire, come dice Adò, cioè dell'intero psichismo. Possono essere esercizi del corpo, esercizi di rammemorazione, esercizi di immaginazione. Ma perché questo? Questo secondo me lo si vede bene in questi giorni. Cioè, in questi giorni, in qualche modo, ti hanno messo in qualche modo con le spalle al muro. Cioè, o sei capace di darti una certa disciplina da te, e quindi ti eserciti a fare una cosa, oppure ti manca possibilità intanto di resistere. E secondo, di riuscire a non soltanto resistere, ma di sentirti pienamente. Cioè, hai bisogno di coltivarti in qualche modo. Questo isolamento costringe a una certa introversione che produce almeno una spinta alla coltivazione di sé più attento, in diversissimi modi. E io credo che da lì possiamo riprendere appunto questa ipotesi. Poi, per venire alla cosa che dicevi tu, anche qua, l'innovazione è certo, ma non è che siamo servi per forza di tutte, o che dobbiamo cantare le lodi in modo acritico. Tu l'hai detto prima, io lo usavo anche prima, però ecco, passare all'opposto, che dice, no, no, ma è tutto uguale? Beh, tutto uguale no. E questo dire che è tutto uguale vuol dire non fare nessun conto della corporeità vivente in contatto. Questo mi pare drammatico, se lo si pensasse al di là del farlo, per un analista. Vuol dire perdere il contatto con la corporeità vivente. Cosa intendo? Intendo innanzitutto una contraddizione simbolica evidente. E cioè, noi diciamo, ma... E poi basta saperlo, no? Cosa dici agli amici, cosa dici alla fidanzata, all'amante, al fidanzato, all'amante, non lo so, ai parenti. Ti sono vicino, no? Però ti sono vicino e non puoi andar lì neanche a stringere la mano. Questo non è una sciocchezza. Questo è un impulso che viene immediatamente riportato sulla corda, che costringe a un alto processo di simbolizzazione e di interiorizzazione. È uno sforzo, non è una ovvietà, uno sforzo che mette in contraddizione. Altro punto, il più semplice, per gli analizzanti e per l'analista. Non è vero che si capiscono le stesse cose. Tutto viene enormemente concentrato nella parola. Anche qua. Freud poteva parlare di talking cure. Però perché? Perché tutto il resto era, anzi lui partiva dall'altro. No? Prima le cure erano molto più anche corporee, i bagni, eccetera, eccetera, no? Le cure dell'isteria. E che fosse talking, che fosse parlare, gli viene naturalmente da una paziente che dice perché enuclea, come dire, un aspetto fondamentale. Ma non era per niente, come si sa dall'isteria, per esempio, non era per niente insensibile al linguaggio del corpo. Ora, noi in televisione, scusate, sul computer, cos'è che vediamo? Vediamo una superficie. Sì, la mimica della faccia è tutt'altro che un corpo in presenza. E il corpo in presenza è il contesto della parola, che ti fa capire molto meglio dalle sfumature di come uno agisce, di come uno
si muove, non soltanto. Che cosa sta dicendo veramente quell'altro? Questo non è che allora noi non lo capiamo più, ma questo fa fare uno sforzo enorme, tutto concentrato su questo aspetto verbale. Questo cerchiamo di non perderlo. E quindi benissimo che ci sono state queste cose. Quando è necessario si fanno. Abbiamo diffuso queste cose. Ma quando è necessario? Non quando non è necessario. Quando si può. Altra cosa di cui parlavamo prima. Questo per gli analisti. Io lo vedo su di me, uno dirà, ma tu sei vecchio, eccetera, eccetera. No, perché ho parlato con gente più giovane, tu per esempio più giovane, ma siamo molto più stanchi. Uno dice, ma come mai? Stai a casa tua, puoi fare quello che vuoi, decidi gli orari meglio. Come mai sei più stanco? Ma ci sono dei fatti banali, banali, per non parlare di altri che non conosco, ma io il fatto più banale è questo della questione oculare. Se ho preso Riccardo, i medici contro l'insonnia ti dicono, non dormi, attento a svegliarti a vedere un bel film. Oppure a usare il telefonino. Perché? Perché questa luce che ti viene addosso è un eccitante, ma d'altra parte è ovvio, no? Che siamo animali che dormivano di notte, con la luce sparata in testa. Se sei eccitato è più difficile riprendere sonno. Ora, cerchiamo di capire che cosa vuol dire un'accensione di uno schermo davanti per ore e ore al giorno. E non che già è difficile, quando tu devi fare, non so, una pratica burocratica. Ma quando devi capire un'altra persona, che razza di concentrazione c'è e a che livelli proprio fisiologici, quindi psicologici, per noi. Secondo me questo non fa ovviamente bene, né a noi, né a chi ascoltiamo. E quindi è meglio che queste cose siano assolutamente ridotte e anche così, appunto, con un sensato fare forza invece sulla tradizione della presenza e naturalmente innovarla a secondo delle necessità. Bene, io credo che possiamo, se siete d'accordo, concludere qui la nostra proficua, immagino, mi auguro, chiacchierata anche per il nostro pubblico. Noi informeremo attraverso il sito della Fondazione a proposito dei prossimi incontri. Ci tengo davvero a ringraziare di cuore Romano per la sua presenza, ancorché mediata, per la profondità delle tue riflessioni. Ringrazio anche Riccardo per i suoi stimoli e spero di potervi vedere tutti presto, compreso il nostro pubblico, in presenza a Eranos, che come ha sottolineato Romano è un luogo oltre che reale anche simbolico che può forse aiutarci a elaborare questa drammatica lezione. Grazie a tutti e a prestissimo. Grazie a voi. Grazie.